qua possiamo parlare di formazione, possiamo parlare di lavoro, però poi la domanda di lavoro arriva dalle imprese e se non c'è crescita economica possiamo fare tutta la formazione che vogliamo, però avremo uno splendido parterre di disoccupati particolarmente formati. Allora, poter dire oggi che finalmente abbiamo dei saldi occupazionali positivi, che finalmente la manifattura ricomincia a crescere, che quindi abbiamo un ritorno della domanda, poi avremo i colleghi del mondo associativo che lo diranno meglio di me, che torna ad esprimere una domanda di occupazione. Poter dire che finalmente la produzione industriale ricomincia a risalire la china, questo è uno splendido, come dire, una splendida notizia, non solo per la parte imprenditoriale. Io non so quanti di voi sanno quante imprese esistono a Milano, sto parlando solo di Milano. Dica. Milano esistono 288.000 imprese, in Lombardia sono 750 e qualcosa. Ogni anno quante imprese nascono a Milano? Adesso va di moda le start-up, ma intendo per start-up anche un bar che dà occupazione. Ogni anno a Milano nascono circa 26.000 nuove imprese. Milano è l'unico città italiana dove il saldo fra imprese create e cessate è rimasto positivo anche nel peggior periodo della crisi